Come state? Spero bene. Allora, nuovo video che è Criccio barra vlog. Questa volta questo vlog lo sto facendo con un altro dispositivo, ovvero con... non interessa, però ve lo dico lo stesso, con una fotocamera. E quindi spero che vi piaccia questo video. Vi farò vedere altre cose che ho preso, ovvero degli acquisti. E niente. Praticamente oggi non sono ancora uscita di casa, ma oggi pomeriggio o domani mattina esco. Oggi sto aspettando una mia parente, ovvero mia cugina, e quindi nulla. Ovviamente aspetto qui in casa, sto qui in casa e mi giro un paio di video, sempre che mi permettano di registrare alcuni video, perché sono col fatto che questa camera non dura nulla, come dire, la batteria, quindi ogni 2x3 si scarica, quindi mi tocca riregistrare aspettando che si ricarica di nuovo la fotocamera. Comunque, niente, mi vedete col braccio steso perché non so bene come prendere questa benedetta telecamera, quindi mi vedete un po' tremare, però niente, dai. Nulla di che. Allora, oggi sono vestita così, come potete ben vedere, ecco qua, non so cosa si possa vedere. No, vabbè, aspetta che vi giro. Allora, non fate caso al casino che c'è dietro, ma vabbè. Sono, vabbè, a parte le pantofole, oggi sono in tenuta casalinga, come potete ben vedere. Vedete, questo è il mio... L'ho preso al mercato, non ha marca, non ha niente, almeno credo. E questo è una specie di come dire, di maglioncino lana, vedete? Non so cosa si possa ben vedere, ma è un maglioncino lana. Con il collo alto e nulla. Poi vabbè, la coda lo sapete già com'è. È fatta così, tanto per stare in casa. Vabbè, ci sono i miei soliti occhialetti che porto come sempre, e qua c'ho i miei fantastici che sto dicendo fesserie come al solito. Vabbè, le mie pantofole e nulla, e questo è quanto. Vabbè, questi sono i leggings che ho come sempre, che io amo leggings e mi piacciono da matti. E niente, adesso vi attacco al cavalletto per chiacchierare un po'. Rieccomi. Allora, dunque, come state? Spero bene. Non ve l'ho detto prima, però ve lo chiedo adesso. Se mi fate sapere come state qua sotto i commenti, ve ne sarei grata perché mi piace molto. Come dire, se sentite un rumore sotto il fondo è la lavatrice, spero di no, ma credo di sì. Casomai metterò una musica di sottofondo e nulla. Comunque, niente ragazze, appunto vi dicevo, mettete sotto in sezione commenti come state, che fate di bello, se state lavorando, studiando, qualsiasi altra cosa, o se state facendo la spesa, tutto quello che volete, anche come avete passato la Pasqua, tutto lì, nulla. Io invece ieri sono andata in chiesa nella celebrazione pasquale, a celebrare la Pasqua, e poi nulla, sono tornata a casa, ho visto parecchie persone prima di tornare a casa, parecchie, tanti fanno un salutino, scambiare qualche parolina, e poi nulla, ognuno per gli affari suoi, e me sono tornata a casa. Ovviamente ero vestita come sono vestita oggi, ma con le scarpe da tennis della Nike. E niente, quindi ho messo le scarpe da tennis, più mi ho messo un giubbotto verde preso sempre da Pomprix, che vi farò vedere in un prossimo video se mi riesce, perché lo farò vedere adesso, ma per il video diventa troppo lungo e poi non me lo guarda nessuno, quindi vabbè, nulla. Sì, così mi ho messo un giubbotto verde che ovviamente non mi sta molto largo, ma neanche troppo stretto, insomma mi sta comodamente bene, è bello elastico, bello tutto, non si diceva, vabbè, bello e basta.
ha dei lancetti, non ganci, una cinturina ai lati che volendo la potete restringere in vita, ed è verde, un verde prato, non saprei descrivervi meglio. Aspetta, ve lo faccio vedere. Eccoci qui, questo è il giubbotto in sé, vedete? Questo è il giubbottino, che con questo abito vi dico già che non ci azzecca una mazza, ma io l'ho voluto mettere, testarda come sono, con questo outfit che veramente fa oscentate lo scentrano, perché ci sarebbe bene sinceramente con un vestito che ho nell'armadio. E dopo che l'ho indossato così, tanto perché avevo voluto indossare qualcosa di diverso. E questo è il giubbottino in sé, vedete? Il giubbottino in questione, semmai, volevo dire. Questo qua è il giubbottino, vedete? Cane che abbaia, va bene, non fate niente di nulla. Questo è il giubbotto e questa è come si presenta nel davanti, con un bordo di la chiusura lampo e dorata, come potete vedere. E nulla, è dorata e poi qua c'è i dettagli con, non so se si capisce, vedete? Bello, sì, mi piace. Poi alle tasche, ovviamente, non so se si capisce, alle tasche. Aspetta un secondo, per qui, ok. Sì, registra, ok. Alle tasche, e questa è la sua cinturina. Ora ve la bottono per farvi capire meglio. Sempre che non si chiuda la registrazione. Ok. Bene, vedete? Questo è quanto. Ognuno lo può votare come crede. Io l'ho votata così alla rifusa per vedere un po' come questo giubbotto. Le spalle vanno benissimo come sono, come le vedete voi. Questo giubbottino, ora me lo tolgo e ci vediamo dopo. Anzi, vedete qui? Bonprix, un logo del marchio dove l'ho acquistato io. Non so quanto l'ho pagato, non me lo chiedete perché non ho idea. Però il prezzo dovrebbe tirare intorno alle... Non lo so ragazzi, non mi ricordo. Comunque andate a cercarvelo perché io veramente non ricordo. A dopo. E rieccomi qui. Dunque, ragazze mie, stavo cercando di vedere un po' come mettere questa telecamera, promettendo che si sente in considerazione il cane, che abbaia, ma non importa. Comunque metterò la musica di sottofondo perché così si sente bene l'audio mio, ma si sente anche bene quello che dico. Comunque, nulla ragazze, attendete che un attimo di vedere se sta registrando. Sì, sta registrando, per poco ma registra. Sì, ho questo timore, siccome io ho lo specchio retrovisore della telecamera, non lo sportellino dell'anteprima per registrare, quindi mi tocca sempre alzarmi e guardare da dietro se, le quinte, se sta registrando o meno, ecco perché. Scusatemi, però era doveroso dirvelo. Voi direte, ma che problemi ti fai per registrare un video? No, non è il problema. Il problema è il fatto che quando registro voglio sapere se sta con la rec, con la registrazione, oppure se mi ha abbandonato la registrazione. Comunque ci siamo capiti lì, tutto lì nel discorso. Nulla, io adesso vi saluto, vi ringrazio e... Ah, un attimo, vi devo vedere una cosa, se riesco, un attimo solo. Allora, io da saponi e profumi ho preso 4 bagni schiuma di cui uno ce l'ho già in bagno e l'altro non so se ne ho preso 4, sì, ne ho preso 4, ma sono sicura, bene, sì, infatti uno è in bagno già, per lavare le mani l'ho messo nel travasore, cioè nella sua bottiglia, l'ho travasato nella sua bottiglia e sa di talco, mi pare, se non erro. Poi questo bagno schiuma della vita sto parlando, Exotic Love bagno doccia Emotion, vabbè quello che è, Fiori di te, ed è questo qui. Poi che altro c'è? Aspetta un secondo, per qui non vedete bene,
questa bagnoschiuma, e sempre dal 500 ml di prodotto. Poi l'altro è Vidal, acqua di cocco amore. Questa è la mia preferita, ragazze mie, la mia preferita. Poi Orchidea Imperiale avvolgente, questo qua, questo, come potete ben vedere, questo qui ed è buono, mi piace, è un po' profumazione. L'ho voluto prendere perché mi ha ispirato molto e anche perché l'ho usato diverse volte negli anni passati, cioè negli anni passati all'inizio quando l'ho acquistato e ho detto ma questo deve essere buono e mi è piaciuto. E infatti quando mi quando comincia un po' quando stava cominciando a piacermi l'ho voluto acquistare più volte. Questa è la terza volta che lo sto acquistando. Non l'avete visto più spesso nei preferiti perché raga, mi ero dimenticata che c'era questa profumazione qui. Comunque, ora che l'ho ritrovata non lo mollerò mai più. Promesso a me stessa, tra l'altro. Nulla, in tutto non ho riscontrato di quanto l'ho pagato, ma intorno all'euro è costato. Allora, 1,49 euro può essere, mi pare. No, se non erro, non voglio sbagliare. Casomai vi metto tutto nell'info box di quello che ho speso di questi 4 bagnoschiumi, perché adesso ve ne sono 4, 3 qua, ve ne sono 3, ve ne ho mostrato 3. Ma il quarto, appunto, come vi dicevo poco fa, è in bagno il quarto. Nulla, ragazze. Ora è tutto. Io adesso vi lascio al prossimo video e ci si vede al prossimo video, appunto. Commentate, mettete like, commentate qua sotto, mettete un bel like di supporto e noi ci si vede al prossimo video. Iscrivetevi se vi fa piacere, non ci metterebbe solo quello di iscrivervi, obbligatoriamente, no, obbligatamente, non so come si dice, comunque vi siamo capiti. Attivate la campanella, ciao!